Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Aran e siamo qui ancora con Red Dead Redemption, oggi con un video un po' speciale dove vi farò vedere come trovare e come catturare specialmente il cavallo migliore del gioco. Sappiamo tutti quanto sia importante il cavallo in questo gioco e quanto sia fondamentale per il nostro carico di oggetti, per spostarsi da una città all'altra, quindi vi farò vedere il cavallo migliore, vale a dire l'arabo bianco. Prima di tutto, vestitevi pesante perché, come potete vedere, siamo sulla neve. Quindi, più siete coperti, meglio è, perché sennò vi inciderà sulla resistenza. Detto questo, dobbiamo andare sulla sponda occidentale del lago perché è qui che troveremo il nostro cavallo arabo bianco. Intanto che sono qui, vi ricordo anche e vi dico che dall'esatta sponda opposta potete trovare un animale leggendario, se non mi ricordo male, un orso dal pelo bianco, abbastanza grosso, è abbastanza incazzato, quindi state pronti con le armi ben salde nella mano per risolvere la situazione. Adesso ci dirigiamo a vedere di trovare il nostro cavallo. Vi ricordo che se passate per la zona e non lo trovate, non dovete fare altro che allestire il vostro campo, dormire o fino alla notte o meglio ancora il giorno dopo, perché vi respawnerà in continuazione. Quindi non vi preoccupate che prima o poi lo troverete. Infatti l'abbiamo trovato. È sempre da solo, quindi non viaggia mai in gruppo come di solito fanno gli altri cavalli selvaggi, almeno a me che è capitato, non mi è mai capitato di trovarlo in gruppo, ed è veramente un ottimo, se non il miglior cavallo del gioco, anche perché c'è una resistenza e una velocità che sono spaventose, perché rispetto agli altri cavalli che comunque o hanno una grossa resistenza ma peccano di vitalità o hanno una vitalità assurda, però veramente dopo una galoppata di un minuto sono stramazzanti a terra. Questo qua è, penso che come resistenza e vitalità non abbia rivali all'interno del gioco. Allora, due modi per poterlo prendere: o andate piano piano, mettendovi in modo furtivo, avvicinandovi piano piano, calmandolo con la voce e afferrandolo, lanciandogli il lazzo. Però secondo me il metodo molto ma molto più semplice, che io ho scoperto dopo, perché dopo un'ora e mezza che continuavo a inseguire il cavallo, però non riuscivo a prenderlo perché correva via sempre perché si agitava, ho deciso di usare il mio fidato cavallo e galoppandogli addosso in modo abbastanza veloce, lanciandogli la corda per prenderlo, sono riuscito a prenderlo. Ovviamente magari al primo tentativo magari non ci riuscirete perché è molto veloce, al secondo fidatevi che ci riuscite tranquillamente. Una volta che lo avete preso, non sarà vostro finché non gli metterete sopra la sella. Infatti tutti si dimenticano di sta cosa, ci montano sopra, lo domano e poi dopo, ok, ci vanno in giro senza la sella, poi malauguratamente scendono da cavallo e il cavallo poi se ne va beatamente per i cazzi suoi. Ricordatevi che prima di tutto dovete domarlo, operazione abbastanza semplice, non ci vuole tanto, basta che comunque giocate un po' di bilanciamento con la levetta analogica. Una volta fatto, tenete il cavallo sempre a portata, o meglio, addirittura consiglio mio, legatelo a un albero, tanto ce ne sono in abbondanza. Una volta fatto, andate dal vostro cavallo, tirate giù la sella e la mettete sul cavallo bianco, così avrete il vostro cavallo bianco nuovo di zecca pronto a galoppare per voi. Se vi domanderete cosa succederà al vostro cavallo che avete appena lasciato lì, non vi preoccupate perché rimarrà esattamente in quel punto, però lo potete recuperare da una qualunque stanza. Poi ricordatevi sempre che dovete coltivare il vostro legame come con tutti gli altri cavalli, accarezzandolo, nutrendolo, strigliandolo, cioè non cambia esattamente niente da altri cavalli, soltanto che ha una resistenza più elevata e anche una velocità molto ma molto più elevata. Cioè veramente andarci in giro, galoppare per il mondo di gioco con questo cavallo, veramente è un piacere che con pochi cavalli hai, perché comunque ho notato che cioè, sono estremamente diversi, alcuni sono più veloci, altri sono più lenti, è un po', cioè non c'è la via di mezzo, però veramente questo qua è veramente il cavallo più overpower che io abbia mai visto, quindi l'ideale per forza dovete prenderlo, cioè fidatevi che vi risolverà non poche situazioni e poi vi accelera anche quelli che sono tutti gli spostamenti, che in un mondo così vasto veramente dopo un po'
dopo un po' spezzano ogni tanto, e quindi già questo cavallo vi rende la vita un po' più semplice. Io adesso sto girando come un matto, infatti ve l'ho detto che ci avevo provato a piedi, scavalcando pecore e montoni che mi venivano addosso, però veramente c'era nulla da fare, continuavo a sfuggirmi perché si innervosiva. Io non so se era magari un fatto che non dovevo, mi stavo avvicinando in Ehi, piedi o dovevo stop! abbassarmi, questo non lo so. Infatti non ho provato ad abbassarmi, continuavo ad andare in piedi e inseguirlo come un pirla, però poi dopo ho avuto Hey, l'illuminazione di usare il mio where you going? cavallo. Infatti qua ho preso l'aria. Ho detto ciao, lancio il lazzo e prendo l'aria. Facciamo così, ragazzi, diamo una bella botta di vita, una botta di sprint e andiamo subito al sodo, così evitiamo di rallentare. Eccoci qua, ho chiamato il mio cavallo che adesso dovrebbe arrivare. Eccolo qua, è arrivato, bene. Okay, girl. Adesso guardate, dopo 2 ore di agonia, finalmente forse ce la Yeah. facciamo. E via, bella lì. Forse sì, forse sì. Bella lì. Preso. Adesso bisogna calmarlo, salirci in groppa e domarlo. La prima volta non è andata grandissimamente bene perché, se non mi ricordo male, mi sono cappottato. Ho fatto un volo allucinante. Infatti è bellissimo l'effetto nella neve col cavallo che si muove. Infatti, ole! Infatti mi Okay, ricordavo I giusto. got you Ho number. lasciato un bel cratere nella neve. Ah, ma c'era l'albero che mi occupava la visuale, veramente non capivo se dovevo andare a destra o a sinistra, ragazzi. Okay there. Bene, adesso dovremmo riuscire a stanarlo. Pronti per un altro assalto? Ci siamo, ragazzi. Stavolta lo prendiamo sicuro. Bella lì, preso, mica che lancio che gli ho fatto, ragazzi. Cioè, Take it easy. veramente, Come on se adesso non lo prendo. Sì, ci siamo, questa è fatta. Pronti? Tac, via. Olè, non ci siamo, sono pure impastato contro l'albero, bello, devo dire bello. Molto bello, proviamo la terza, se non c'è due senza tre, ragazzi. Dai che ci siamo. Dai, l'ho puntato, dai, 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 no, no, It's non ci siamo, non ci okay. siamo. Su, botta di vita, dai, su. Dai, che forse ci siamo. Sì, dai. Sei impantanato qua in mezzo agli alberi, adesso è impossibile che non lo prendo. Bravissimo, così. Infatti non l'ho preso. Ok, preso. You'll Ok, be preso. all right. Calm down. Però non so perché mi sono infesciato qua in mezzo agli alberi, ho paura che se adesso parte mi frantuma contro un ramo. Ok, buono, 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 piano, piano, buono, 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 piano, piano, sì, piano, dai, tranquillo, tranquillo, non so come ho fatto, 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 aia che male, aia che male. No. Olè, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo preso. L'abbiamo preso, oh, che meraviglia. Adesso, con calma, come ho detto prima, dobbiamo attuare il cambio della sella. Allora, quindi, piano piano, prima di tutto leghiamo il cavallo, cosa fondamentale, perché sennò appena scendete parte con un missile e non lo riprendete più. Leghiamo il cavallo. Ok. Boh, poi lì di alberi ne trovate una miriade, quindi.
problemi non avete. Adesso che è legato, tranquillo, chiamiamo il nostro cavallo e gli leviamo la sella. Intanto cominciamo a coccolarcelo un po', così almeno cominciamo ad aumentare il suo legame, ok? Dai, bello. Perfetto, ok, ci siamo. Via, via la sella. Easy girl, just taking this off. Clear out. Ok, ci siamo. Bene ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Non ci resta che mettere la sella sul nostro cavallo e partire per nuove avventure. Io vi ringrazio per essere stati con me in questo video. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo video, che sarà molto molto presto, su altri consigli su Red Dead Redemption 2. Ciao ragazzi!